Buongiorno, buongiorno amici miei, siamo sulla griglia del Qatar, prima gara in MotoGP, eccolo Nurossi sbarbato, come vedete in sella ad una Aprilia che ci ha offerto un contratto in MotoGP. Allora ragazzi, questo gioco è davvero tosto, ma se ci stai lì qualcosa riesci a limare, insomma mi piace come è fatto, non so perché provo delle sensazioni diverse, è più difficile però è anche molto più figo. Il Nurossi mi ha sparato il sesto tempo in qualifica in Qatar con l'Aprilia dopo un certo lavoro nelle prove. Tra l'altro ragazzi, io vi voglio intanto ringraziare per come stanno andando questi primi video di MotoGP e vedo che piace anche a voi, quindi non è solo una cosa mia, quindi grazie mille sempre per il supporto e per i vostri like. Però vi devo chiedere una cosa a questo punto, visto che in questo momento lo sto portando spesso, tipo 3-4 volte a settimana e non una come il passato, invece di fare due gare alla volta potremmo anche pensare di fare il weekend, perché qua nella carriera ci sono dei lavori un po' stile Formula 1, degli obiettivi nelle prove, e comunque a prescindere la MotoGP è carina perché tu dalle prove capisci se andrai nella prima sessione di qualifica o nella seconda, no? Nella Q1 o nella Q2, e poi te la devi giocare lì con gli altri piloti, quindi volendo con un ritmo abbastanza alto, se voi preferite possiamo fare un solo weekend a video però un pochettino più approfondito, invece di far vedere solo le gare come facciamo oggi per vedere come va questa Aprilia. Poi vi lascio il sondaggino e dalla prossima decidiamo. Sesto ragazzi, non è male qua in Qatar, speriamo che non sia solo un giro a culus, cosiddetta strategia di qualifica, ma che questa Aprilia tenga in tutta la gara, che attenzione però è il Qatar, eh? Penso che più di un settimo ottavo posto in carriera Nurossi qua non ce l'abbia in MotoGP, poi non mi ricordo. Andiamo ragazzi, attenzione, incredibile la prima fila con Dovizioso, Rins con una Suzuki e Maverick Viñales la seconda fila. Ma Cracciolo e Iannone mi sono passati davanti all'ultimo. Questa non è la sesta casella, è l'ottava. Attenzione, si impenna leggermente la Prigliazza di Nurossi alla sua prima vera uscita con questa moto. Che ragazzi, ma come si parte in sto gioco? Come si parte? Abbiamo perso 5 posizioni al via. Attenzione, addirittura si infila una KTM. E che cos'è? Oi oi oi, teniamo la concentrazione, dai ragazzi, che qua sulla lunga distanza senza fare pirlate possiamo anche venire fuori. Guardalo all'esterno, Nurossi va a pescare tutto il cordolo per recuperare qualche posizione che il destino di una frizione in mano gli ha levato. Attenzione qua, si buttano tutti cattivissimi, Nurossi compreso, c'è da dirlo. Però c'è un certo agonismo per questa prima gara del mondiale guidata dal Desmodovi. E qua andiamo lunghi però, Nurossi, attenzione su Tito Rabat, un po' troppo. No, non è Tito Rabat, è questo qua, questo che adesso tornerà dietro. Però attenzione, gamba fuori per Nurossi, alle prese con le prime confidenze con questa Aprilia, moto italiana con pilota italiano che spera di far bene. L'esperienza di Nurossi, ormai è un pilota anziano, non è più il giovincello. Calcolate che se Nurossi è un pilota esperto qua, Valentino Rossi dalle previsioni di questo gioco dovrebbe correre fino a 70 anni più o meno. Noi ce lo auguriamo, anche se la vedo difficile. Ovviamente c'è un po' di fantascienza in tutto ciò. Se Nurossi è un pilota esperto e il fratellone Valentino probabilmente dovrebbe essere già da un po' in pensione. Intanto noi ci mettiamo a guidare il gruppo di inseguitori. No, in realtà lo stiamo staccando il gruppo di inseguitori e andiamo a mirare un pochettino i primi 6 qua davanti. Con un pochettino di tranquillità potremmo anche metterci in testa di recuperare un po' di gap. Ovviamente dobbiamo stare attentissimi a non commettere errori, guidare bene questa Prigliona per la prima volta sotto il culo. Incredibile, ma tra l'altro Valentino è invischiato là dietro. Intanto giro di Dovi, beh, da fermo 1.56.9 per il Dovi. Non sappiamo se è un buon giro, sinceramente non abbiamo la facoltà di capire i tempi di sto gioco, perché sono più veloci di quelli reali in teoria, in pratica a volte, in sostanza sono forti. E Nurossi tiene comunque una settima posizione abbastanza orgogliosa per adesso, osservano tutti con un certo ottimismo lì dai box questa partenza di Nurossi, conoscendo le sue abitudini catariane, se si dice così, non nel senso che è molto raffreddato, ma per il posto in cui ci troviamo. Qui l'anteriore non ha voluto sapere di sorreggere la frenata di Nurossi, infatti ritorna Andrea Iannone addosso. È decisamente uno Iannone selvatico questo. Attenzione, anche Marquez è qua dietro. Mamma mia ragazzi, ma che è successo? Occhio qua, guardala come scorre
a pelare l'ultimo millimetro di cordo, Lonu Rossi. Ho il volume del gioco un po' basso, faccio un po' fatica a sentire la moto. Questo perché gioco online con i miei amici, ma quando registro forse mi dovrei un attimino alzare, beh, quantomeno la cuffia, se non il volume del gioco. Forse sì, provvederemo quanto prima, adesso non possiamo staccare le mani dai semimanubri. Anche perché abbiamo un altro giro abbondante per recuperare il gap su Iannone, che in realtà, nonostante le varie bagarre, non è andato granché via. E Lonu Rossi con la sua Aprilia lo punta, e lo punta bene. Vediamo qua, ultima staccatona prima del rettilineo principale del traguardo. Abbastanza... Oh no, però, perché sti cordoli interni ti destabilizzano tutta la famiglia proprio? Nel mentre che il pilota ti scavicchia sul cordolo, c'è la mamma che inciampa a casa in cucina da sola per gli affari suoi. Però una gara molto strana questa, perché appunto ci sono dei piloti molto molto quotati abbastanza nelle retrovie, in particolare dietro di noi mi sembra di aver visto Marquez nono o addirittura decimo. Rossi continua a galoppare in ottava posizione, cercando un attimino di copiare il riferimento di Iannone, che però rimane lì plafonato a una specie di secondo scarso di distanza da lui. Ma se lo tira dietro, in alcuni settori Lonu Rossi fa un po' di elastico, va a guadagnare, però sta veramente sforzando con la sua Aprilia. No! Si è chiusa, mannaggia, ogni volta sto Qatar me lo mette al cu. Si rialza Lonu Rossi, attenzione, nulla di grave per lui, a parte che ha perso di botto 6 posizioni che stava tenendo bene. Ne era pure felice, ma purtroppo queste sono le gare. Attenzione, adesso prova ad andare cattivo qua all'interno a cercare di recuperare qualcosa. Tredicesimo, 2 punti li fa almeno. Poi qua ha un gruppetto di gentaglia, tra cui mi sembra Petrucci, Redding, qualcun altro, tutti qua ai margini della zona punti come lui adesso, dopo quella chiusa di anteriore. Mannaggia, e l'Aprilia comincia a indispettirsi parecchio dell'atteggiamento cattivo di Lonu Rossi sulla manopola del gas, che vuole assolutamente recuperare. Ragazzi, si conferma un po' bastardone il Qatar. E qua, mamma mia, quasi entriamo su sta Pramac. Niente da fare, tredicesimo. Che peccato però, ragazzi, che peccato, quella curva è veramente bastarda. Un po' di delusione. In realtà credo che abbiamo fatto l'obiettivo di scuteria, quello con lo scooter, perché è un po' più piano, va. Dovizioso, Vignales, Rins, poi Zarco, Crutchlow, Tito Rabatti, Iannone, Marquez ottavo, nono, Valentino Rossi, ci sorpassano questi, c'eravamo noi ottavi. E quindi poi con Marquez e Vale alle spalle non era male alla fine per il mondiale. Certo che Vignales e Dovizioso anche saranno dei brutti clienti, quindi attenzione. Noi arriviamo in sostanza poco dietro, alle spalle di Danilo Petrucci, come abbiamo detto, conquistando solamente 3 punti, giusto? Sì, 1 per Morbidelli, 2 per Pedrosa e 3 per Lonu Rossi. Vabbè, ci sono stati anche inizi peggiori qua in Qatar, però mi dispiace perché senza quella cascatina potevamo veramente fare qualche punticino in ottava posizione, insomma ne prendevamo almeno 9, giusto? Ma noi ovviamente ce la teniamo così, ragazzi, non fa nulla, il mondiale è bello perché vario e l'anteriore è stronzo perché si può chiudere. Ci sono gli applausi per Lonu Rossi, comunque per la caparbietà di rialzare subito la moto da terra e concludere con 3 punti. A casa, nel team, sono comunque contenti, la prima Aprilia, credo, direi, assolutamente. Vedi, abbiamo delle aspettative piuttosto basse per il momento, perché 22esimo in qualifica, posizione di gara 20, posizione di gara... Finora abbiamo atteso tutto. Dai, ragazzi, è bella anche... Cioè, se comincia un po' difficile, è figo. Cioè, per me non è un problema combattere nelle retrovie. Per me è un problema avere giochi brutti. Invece questo qua mi sembra un pochettino più avvincente del passato, che non è che con la moto privata te devi sempre far la pole, star lì a giocartela. Poi vedremo, magari lo diventerà, eh. Però sono contento. Direi che andiamo al prossimo weekend, che sarà Termas. Ci vediamo anche lì per la gara. Ah! Quarto con l'Aprilia Lonu Rossi. Attenzione, le qualifiche di Termas bellissime.
mezzo secondo da Marquez. Ovviamente c'è ancora da lavorare, perché quante peripezie per poter fare quel mezzo secondo dalla Honda di Marquez. Però quarto, stavolta non me lo ha tolto nessuno, speriamo di non fare puzzate in gara. Ma è sempre lei a fianco a Nurossi, ma... Eh? Ha fatto così, ha detto... Marquez, Maverick Viñales, Dovizioso, Nurossi, Valentino Rossi, Johan Zarco. Attenzione, tantissime Yamaha nelle prime due file. Tiriamola sta frizione, occhio alla partenza, ma tanto farà schifo uguale come al solito, via. E andiamo. Dai, un po' meglio, ma perché mi è volata via la moto? Oh mamma mia, ragazzi, c'è da lavorare sulla frizione, eh? Attenzione, è passato anche Lorenzo. Poi una Ducati clientelista, che non esiste mai. Ducati cliente e basta, era facile, mi sono voluto complicare io la vita. Attenzione a Cal Crutchlow che si attacca al gruppo dei primi. Ballano tutti, Nurossi li guarda e tiene il ritmo da dietro. Gli abbassa un po' i volumi così non ballano più e li va a prendere lui. È uscito forte qua. È uscito forte con la scia di Cal Crutchlow. Adesso saranno brutte cose qua in staccata. E gliela tira Nurossi a Crutchlow. Si infila, attenzione. Prova largo. Può provare l'incrocio Cal Crutchlow. Attenzione perché poi si va dall'altra parte. In questo lungo piegone verso sinistra, dove si appoggia subito la quarta marcia. Gas pelato, mamma mia, vicino al cordolo, bravi tutti. Oh mamma mia, ciao Nurossi, 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 sei lungo. Oi oi oi, che staccatona. Ripassa Crutchlow? No, non ripassa. È rimasto attardato, noi siamo sesti, dietro al gruppo di quelli forti forti, che chiude con Pedrosa. Pedrosa che però è un po' timido nei confronti di Zarco, infatti viene scavalcato in questo momento da Nurossi, che si mette in quinta posizione. Occhio ai ritorni dello spagnolino qua dietro, spagnolo che ha chiuso con la Honda dall'anno prossimo. Sempre due spagnoli in Honda, ma pericolosissimi, Lorenzo e Marquez insieme, non più con Pedrosa. Attenzione qua, terza marcia subito a sinistra e là, no, ti prego, mamma mia che traversone, meno male che ho alleggerito il gas. Marquez stampa subito un tempo interessante, considerando che partiamo da fermi. Nurossi arranca un po' qua dietro in quinta posizione con l'Aprilia. Cioè arranca, mi sembra ingeneroso sinceramente, appunto perché abbiamo una Aprilia e Nurossi la sta trattando bene bene bene, così come d'altronde stava facendo in Qatar prima di stendersi per il troppo entusiasmo, per la troppa febbre da risultati. Attenzione però, qua esce meglio Crutchlow, che intanto ha scavalcato Pedrosa anche lui. Eh sì, Crutchlow caricato a molla pure lui nelle prime 5 posizioni adesso, ma si ripeterà il confronto qua in fondo di nuovo con Nurossi, che la tira la staccata e anche brusca, con la moto che sbandiera un pochettino. Attenzione però, è qua solito discorso di prima, Nurossi va più largo, ma tanto sa che poi c'è il curvone a sinistra e Crutchlow non ha nessuna chance di ripassare davanti a quel punto. È solo che lì davanti gli altri 4, poi con questa bagarre, ma sempre, sempre qua, sempre male. Pedrosa e Nurossi si sportellano al limite. Nurossi con questa Aprilia, infatti si vede, fa dei lunghi, però va bene così, possiamo ancora giocarcela questa quinta posizione con Cal Crutchlow. Sarebbe oro per l'Aprilia, per il mondiale di Nurossi, ma per il morale soprattutto di Nurossi. Anzi, il mondiale lo lascerei anche stare per adesso, perché tanto siamo qui per dare gloria ad un bel pilota e una bella casa, ma ambire ad un titolo mondiale. E intanto abbiamo staccato Pedrosa, che in effetti non ne ha, perché pure Crutchlow gli ha dato una pista subito. E qua la bagarre si rinnoverà adesso nell'ultimo giro, dove occorre essere ancora più cattivi se possibile, tra Nurossi e Cal Crutchlow, Aprilia e Honda. Teoricamente la moto di Cal è un attimino più prestante, quella è una Honda ufficiale travestita da pagliaccio. Più che altro il pagliaccio è Cal, la moto va davvero tanto bene. E infatti si allontana. Guarda la gomma dietro però, eh. Ai ai ai, Nurossi gli ha chiesto molto, ecco perché non ho più tanto appoggio. Vabbè. Pazienza, arriva Pedrosa anche infatti. Nurossi non se la sente più tanto di esagerare, di eccedere. Secondo me ragazzi, i programmi, gli esercizi di qualifica, in prova più che qualifica, andrebbero fatti. Poi non lo so se qualcuno li ha già provati, se ne sa più di me. Attenzione perché qua danno un sorpasso di Nurossi su Pedrosa, che però in realtà non è mai avvenuto, lo hanno presunto.
ma vedremo, ci sono ancora un paio di punti per provarci. Senu Rossi qua nell'ultimo settore mi stampa una bella linea, potremmo anche arrivare a provarci. È lontano Daniel. Rossi prova la frenatona, attenzione, gli si attacca abbastanza. E il problema è qua. Oh, mamma mia, quasi dall'esterno sulla linea. Settimo alla fine e non mi lamenterei neanche di questo. No, scusate, sesto, perché settimo? Quindi la classifica come diventa? Siamo noni adesso, a meno 32 da Andrea Dovizioso, che fa secondo perché 25 più 20. E Marquez risale tanto, invece Valentino no. Vale è dietro di noi. Eh sì, meno 35, ha 3 punti in meno di noi. Non una gran gara neanche oggi per lui. Saranno contenti pure oggi, immagino, nel box Aprilia, con un Rossi che si sta dando un grande affare quest'anno per dare un po' di vita a questa bella casa. Sono contento, dai, di essere in Aprilia comunque. Speriamo che sia una stagione con qualche soddisfazione. Voi conoscete la mia politica, io non cambio mai moto a metà stagione, a meno che non sia magari della stessa casa, che uno si può inventare un salto di ufficialità. Però questa è la nostra Aprilia, cercheremo di portare con onore la stagione fino in fondo, e sicuramente essere la prima Aprilia in pista, ma quello va bene. Ma soprattutto puntiamo, che ne so, alle prime 5 posizioni nel mondiale, che non è affatto semplice. Comunque adesso vedremo, ragazzi, la prossima gara è un po' diversa, adesso vediamo se questo, come gli altri giochi, ha le prime due gare più difficili. Comunque ci regoleremo di conseguenza affinché riusciamo a fare sempre una buona serie, un buon mondiale. Non ci importa di vincere, di essere stratosferici, ci importa una bella serie, e vedo che importa pure a voi, perché sta andando veramente bene. Grazie mille, ragazzi, vi do appuntamento alla prossima. Io vi abbraccio, vi aspetto sui miei social in descrizione, e alla prossima, ciao!